tutto, capito? E il minestrone. Quindi dovrei in realtà stare a casa a pulire verdure, invece poi faccio la leggera e vengo qua per i vestiti, invece sta a casa a fare verdure che poi è butto. E a piantare i fiori che ho comprati stanno in macchina e stasera mi arrivano a casa tutti morti. Sto a preparare queste cose. Se mi volete dare una mano, visto che non riesco, potete venire. Almeno gliela faccio, capito? Soprattutto il minestrone. Che io poi lo passo. Dopo che l'ho cotto, tutto a crudo io metto e vi faccio un po' di cucina perché ne vedete poco in televisione. Allora vi spiego come faccio io il minestrone. Perché magari stavate in astinenza, che non c'era nessuno che vi aveva ancora spiegato come fa le uova. No, io il minestrone lo metto tutto a crudo, sciacquo bene bene. Poi lo metto a crudo con la crosta di parmigiano e poi butto il vino e lo faccio andare ma verso l'ultimo, dopo due ore e mezza, capito? Ecco, questo vi è buonissimo. Diciamo tra una preparazione e l'altra, quindi tra un minestrone e il sistemare. Poi rifaccio le verdure, mi vesto, mi metto questa roba, pensa a volte mi metto questo io per far minestrone. Io me lo metto e poi metto giù il minestrone, poi mi cambio e metto questo e preparo i carciofi. Poi mi cambio, me lo tolgo pure questo, mi metto sempre per gli spinaci. Perché se vedi e richiamo del colore. Io sono una così, che mi piace mettermi questi vestiti e poi preparare la verdura. E è buonissimo. Si vede che è la creatività dell'abbigliamento influenza anche la resa delle verdure. Potevamo aspettarci altro da Cinzia Leone, no? No, pure da stilista però, eh. Non è che sta meglio di me a stilista. Cioè fra tutte e due voglio dire siamo una bella coppia pericolosa. Ogni tanto chiudete c'è la chiave qua dentro. Perché lo vedete come sta, no? Guarda questo, questo che ci puoi preparare con queste? Questo è ratatouille. Giusto, quelle le metti tutte insieme, però le fai andare via, una sfiammata. Fagli vedere le luci del negozio, fagli vedere solo le luci. E poi fagli vedere la bambina che non piange nonostante veda questo negozio. Perché gli abbiamo detto che è a Gardaland. E lei si è trovata benissimo. E che fra un po' partono le ruote, quelle delle montagne russe. E lei ha detto, era ora, era una vita che invece dovevano portare, ce l'abbiamo portata.